Buonasera a tutti, direttina, riprendiamo il ritmo. Buonasera gente, come andiamo? Avete finito di cenare, sì, penso di sì, queste sono le 9.30, ah, stasera puntualissima, 3 minuti di ritardo. Ciao Peppino Gravina, ciao Shelfy, ciao Santuzzo, ciao Gio Catania. Buonasera a tutti ragazzi, allora stasera continuiamo la saga che avevamo lasciato visto i problemi tecnici che ci sono stati. Stasera continuiamo di Camisori, ve l'ho messo nella fotografia, è il secondo Camisori. Ciao Fabio, auguri, oggi Fabio ha fatto il compleanno, ti ho fatto già gli auguri, sembra un buffo, sì lo so, e niente, quindi tantissimi auguri, te li faccio anche in diretta mentre che ci sono un bel po' di persone, te li ho fatte pure nel gruppo, te li meriti. Come dico sempre, luci maestro, ma io ce l'ho già in diretta, lo sentite che sghignazza, no? Ecco, ha messo, si è messo pure la camicia, ragazzi, eh? Alta scuola. Hola. Ciao mastro. Ciao. Oh, ti ricordi tutto quello che ci siamo preparati, no? Tutta la scaletta, le cose, mi raccomando, non mi fare brutta figura. Oh, guardatela bene, mi raccomando. Sì. Ci sei? Posso accendere le luci? Ecco. Però lo devi dire tu, che io dico sempre luci maestre, è più bello se lo dici tu. Quindi? Lo devo dire io? Sì. Luci maestre. Bellissimo. Buonasera a tutti. Buonasera, gente. Guardate chi c'ho qua, guardate chi si è messo pure la camicia. Oh, sei un figo. Purtroppo ragazzi siamo di dito, la tecnologia è quella che è, eh? L'importante è esserci, no? Sì, rinnovo buonasera a tutti del gruppo, i presenti, gli assenti, tutti quanti. Ti senti carico stasera? Come stai innanzitutto? Sì, bene, bene, bene. Importante. Tranquillo, comodo, sempre in poltrona. Di fronte al camino? Eh sì. Ti salutano Mastro, ti saluta Ilio, ti saluta Antonio Lombardo, ti saluta Ferdinando, ti saluta Luca Maddaloni, ce n'è un bel po', Massimiliano Cappelletti, Michele Lapi, hai voglia. Eccola. Siamo una mandria, manca a farla apposta, eh? Vedi? Vieni qua, Cricri, io stasera ho l'assistance, ragazzi, perché purtroppo è così, noi siamo di cose tecniche allucinanti. Allora, stasera che presentiamo? L'abbiamo presentato l'altra sera, quello con i due diti, di quel famoso rasoio che tu ci hai preso lo spunto, che non mi ricordo come si chiama, tu lo sai. Pelix. Invece stasera ne presentiamo un altro pelucchio. Tanfo. E allora? Quello con i mani correttilinei, giusto? Sì. Allora, ora tu me lo presenti, chi meglio di te me lo presenti? Smarchettiamo, vai, senza pietà. Allora, Mastro, che cos'è questo qua? Allora, fammi vedere bene. Allora, è camisoli con il manico rettilineo, ma tendente un po' a virgola, come eseguo su alcuni custom, no? Ok. È la punta francese, credo, mi sembra, non lo vedo bene, però sì, sì, punta francese, perfetto. E l'acciaio inox... lo stesso acciaio che io uso per il grifo e per il Damasco Artinos. Ecco. La lama è lucida a specchio ed è una molatura extra. Se fai vedere sulla testa della punta si scolpisce, ecco, la lama e la punta francese vista così poi è molto alta, è un... Allora, adesso mi sfugge la sigla. Full Hollow extra, due volte. Ottimo. Mastro, mi stanno pigliando in giro perché mi dicono chiamo il telefono azzurro a mio figlio Cristian che deve stare ora 40 minuti con la mano così. Mi pigliano in giro e sono un pugno di disgraziati. Ma lui si allena per fare il regista. Bravo. Si deve guadagnare la pagnotta. Sì. Allora,
Io, mentre che tu hai presentato il rasoio, io vado a presentare un altro prodotto mentre che siamo qua. Stasera vado a presentare. Sono incazzato, già lo dico in partenza. Già, stasera sei in diretta, non lo so se è entrato o no, ma stasera lo spacco a quel maledetto furfante. Vado a presentare un prodotto che si chiama T-End, che è la chiusura di una linea che faceva Donato con uno youtuber. Per motivi loro personali hanno finito di lavorare insieme e Donato ha continuato con un'altra etichetta, ovviamente, a fare questo sapone qua. Purtroppo questo sapone è un'edizione limitata e dico purtroppo, ragazzi, perché credetemi, dalla profumazione è spaziale ed è un peccato. Se è un cornuto, tu sei un cornuto, perché è un peccato che un prodotto del genere sia edizione limitata. È un peccato, perché se ora mi cade questa ciotola per terra, io non ce l'ho più. Non mi posso innamorare di un prodotto che è spaziale come profumazione e tu ne fai solo 100 pezzi, con un gruppo di 2000 persone che hai. Cioè, non è giusto. Non è giusto. Parere personale, eh? Parere personale. Non è giusto. Completamente. Detto questo, ragazzuoli, se la fa mettere nel ciufolo il signor Donato, fanculo. Io gli dico sempre la mia, ragazzi, si presenta così, ve lo apro, è nuovo di stecca. Ciao, ciao. Ragazzi, io di solito lo monto con il pennello dentro, non me la sento perché non lo fa più, quindi automaticamente questo qua me lo devo preservare al 100%. Lo vado a prelevare con un dito. Quella lo vado a mettere dentro il ciuffo, stasera pennello alla Caccamo, tasso nero e lo vado a mettere dentro il ciuffo. Dimmi, mastro! Sì, lo do, mastro, credimi, di quanto è buono, viene di mangiarselo. E mi ha fatto, sto furfando un'edizione limitata, te l'immagini? Peccato che, se ho capito bene, il titolo è Sì, giusto? sì. Eh Ma tende vuol dire la fine. sì, ma era la fine di una stirpe, non la fine di un prodotto che è strepitoso, che vai fuori di testa e praticamente ci sono tante persone che non l'hanno avuto. E se per dire ora mi finisce l'after e io che mi sono innamorato di questo prodotto, che faccio? Non lo posso avere più. Però ognuno vede il commercio a maniera sua, ma io gli devo dire la mia. Perché io non lo vedo questa forma di commercio così. Mi dispiace, non la vedo. Specialmente quando i prodotti sono top. Perché qua, come nell'antre Durasage, che è un altro sapone che ha fatto per un altro gruppo, per me sono le sue eccellenze. Ed essere delle tirature limitate, che ne ha fatte 100, mi mette in condizione a me che me lo devo mettere a goccina, che quando finisce non ce n'è più. Non mi piace questa politica. No, non l'accetto, non mi piace. Allora, mi bagno la faccia, ragazzi, e andiamo al montaggio. Quella. Io non dico un cazzolin. Sì, no, no, ragazzi, se avete voglia di sputtanare al Donato, meglio di ora non c'è. Così glielo diciamo tutti che ha rotto le palle con questo sistema qua, perché non va bene. A me non mi sta bene. Ti ha detto? Tanto ti cadrà, maledetto. Vengo a Torino a prendermelo. Quello tuo ti levo. Vai tranquillo. Speriamo che non monta. Così fai una figura di merda. No, Mastro, non accetto certe cose. Ciao. Mastro. Ciao. Ciao. Mi vedi, mastro? Ciao Davide! Ciao Antonello!
Ragazzi, di che stiamo parlando? Che è sempre più furfante. Io glielo dico per scherzo, lui pensa. Io glielo dico veramente che è un furfante. Cioè, non puoi fare un sapone così. Ragazzi, la profumazione che sta uscendo, allora, non è sparatissima, è molto delicata, però è molto, ma molto rotonda. Christian, prendi il tè Ende, venditelo sul mercatino. Stasera lo... Allora, sono un cornuto se stasera non lo metto nel mercatino a 500 euro. La mettiamo la scommessa che lo metto sul mercatino a 500 euro. Stasera fotografia nel mercatino. Ti Vabbè. compri i giochi della PlayStation, ha detto. No, io compro la PlayStation 5 appena esce. Ah, siamo di PlayStation 5? Sì, a Natale. Interessante sta cosa. Ragazzi, penso che col silenzio già si capisce un po', no? Ma che c'è qua? Ragazzi. Mastro! Quando è buono, è buono. No, non c'è bisogno di parlare. Che devo parlare a fa? Ma che c'è qua? Oh! Cri, ma fatti pagare a minuti. Vado. 500 l'ha prenotato Lorenzo. Io stasera lo metto sul mercatino a 500 euro. Così ce la finisce. Vediamo se taglia. Io lo so che stasera mi faccio del male. Canticchia, ma ci vado piano. Perché lo conosco. Ci siamo? Beh. 500 più camisola lo compro io. 500 col camisori lo compro io. No. 500 solo il sapone. Stasera lo metto sul mercatino. Mastro, non mi piacciono sti Piace, fili. No. ma la presa sulla mano com'è? No, spettacolare, è troppo tagliente. Te l'ho detto, a te sta catarratta non ti ha fatto bene. Alza il braccio. A te sta catarratta non ti ha fatto bene. Ma no, non te lo dico per scherzare. Cioè, te lo dico veramente, nel senso, l'angolo di taglio è troppo da angolo acuto, da vetro spezzato. È un rasoio che non ti permette nessun errore. Lo senti? Mi devo fare la barba spaventato. Profumazione del sapone, ragazzi. Io purtroppo sono l'ultima persona sul pianeta che vi posso dare, diciamo, un parere sui profumi. Perché io ne sento un quarto e quelli che sento li sento pure contorti. Cioè, immaginate. No, no, non ve lo so dire neanche io, ragazzi. È buonissimo. Vi dico solo. Non lo so. Ora più tardi mi concentro un pochettino. Che voi lo sapete, io non leggo niente. Cri, dagli una botta così vediamo il sangue. Maledetto Donato.
me la tira quel furfante. Mastro, devi calare l'angolo di taglio, te lo dico veramente. Come faccio? C'ho il vizio. Credimi. 12 metri, ma... Falli come li facevi prima. Tu ci vedi troppo ora. Sto combattendo per non tagliarmi, capito? Perché non ha freni. Capito qual è il problema? Così non ha freni. Non ho sensibilità. Mamma mia. Certo, non è il 10. No. Ma così taglia di più di una lametta. Cioè, non so come... Ho la barba corta. Cioè, no, quando tu hai la barba così corta e non hai resistenza, è troppo, capito? Diventa cornuto poi. E calcola che io, in questo qua... Ciao Alessio! Calcola che gli ho dato almeno un 70 passate di coramella. Perché al microscopio l'avevo visto che era un cazzatello, capito? E con tutto che gli ho dato 70 passate serie, mastro, non si può così, eh? Era battaglia, diventa. Scivola via, non sei sicuro di dove va, eh? Perfetto. Ma se io non tagli nella sua, io non mi diverto. Che devo fare? tu ti diverti. Guarda che c'è qua. C'è la barba corta corta, cioè la sto facendo a pelo, la barba mi cresce fra 3 giorni, di quanto è profondo così. Niente, dobbiamo vederci. Cioè non ci posso neanche... Ma che cosa dicono? La prossima sbarbata fra 2 settimane. Cioè, praticamente. No, ma sto ormai lo sanno. Così non si può fare. Credimi. Ti stai superando, però diventa troppo aggressivo. Non aggressivo, perché alla fine non è aggressivo. Non lo senti. Assassino silenzioso al 100%. Te l'ho detto. Tu ora ci vedi diverso, secondo me, dalla catarratta che tu hai. Che avevi prima, eh. Ma te le sei levate in tutti e 2 occhi o in un occhio solo? Solo uno. E ti devi fare l'altro? Sì. Mastro, te la posso dire una cosa? Ti voglio bene, non te lo fare l'altro occhio. No. So cazzo. No, l'altro occhio no. Cioè già sono liscio. Con una passata. Dai Kikri, la facciamo veloce. Lo so che sei stanco. Chiamata al telefono azzurro. C'è un angelo. Per le mani esperte. Sì, è un rasoio per le mani esperte, ragazzi. Avete detto bene. Cioè, così è un rasoio improponibile per un neofita. Credetemi, così è improponibile. Ma non è il primo che fai. Te l'ho detto, è da quando ti sei levato la cataratta. Che tu fai sta roba qua? Non se può. Sapone, ragazzi. Dico solo peccato, peccato per chi non è arrivato a comprarselo. Peccato. Peccato. Sono avvolto in questa profumazione. Ragazzi, è il brutto. Andatevi a leggere la piramide olfattiva. Io non l'ho letta perché non me ne frega niente. Ma vi posso dire che ci sento tipo, diciamo, è tra, non è neanche un limonoso, ma c'è tipo una specie di borotalcoso, di ma che ne so, ragazzi, non mi fa dire minchiate. Comunque, ragazzi, è spaziale, vi giuro che è spaziale. Questo è il sapone di Greg, sono i top che ha fatto Donato Cinello, veramente. Ciao Andrea Blanco, è una katana giapponese, praticamente. Lui si diverte. Ciao Andreuccio. Mastro. Eccomi. Faccio l'obliquo.
Vediamo che succede. Ciao. Purtroppo il filo che faccio così no, non irrita assolutamente, capito? Ma no, ma non ti devi tagliare, questo è il problema. Di irritare non irrita, però non ti devi tagliare. Te l'ho detto, ti sei superato con questi fili. Tutto non si può avere. Cioè, non sono riuscito a addolcirlo neanche con la coramella. Ti rendi conto? Combattendo. Se non ti tagli la guancia, godi solo a metà, maledetto! Masto, me ne dicono di tutti i colori questi infami. Ma senza il manico, no? E se dovrebbe usare meglio, no? Allora, lo posso impugnare come voglio io, mi viene di una facilità perché dove mi conviene a me, dove mi conviene a me, lo uso come una zappetta. Ragazzi, non si ferma. Cioè, praticamente mi taglia il pelo senza tirare la pelle e non la muove. No, così no. Non si può. No, così Si no. può, si può. Porco cane. Va bene. Oh, sono liscio. Mi sciacquo la faccia, mi faccio la passata di cortesia perché questo sapone, oltretutto, è pieno di vitamine, è pieno praticamente di burri, c'è l'olio di neem o di neem, come si dice, non lo so. È una bomba, mastro. Te l'ha fatto limitato. Poi quando gli dico che è un furfante si incazza. Cazzo lo fai a fare? Petizioni, è come se tu mi fai vedere un bel rasoio e mi dici no, questo qua non lo faccio. Che me lo fai vedere a fare? Furfante. Quando uno è furfante dentro, è inutile. Allora, ti dico una cosa. Come profumazione, come meccanicità, si va a mettere nei top dei miei 890 saponi che ho provato in vita mia. Spettacolo. È uno spettacolo. È uno yogurt. Spettacolo. Oggi l'ho chiamato per telefono. Non so con chi era. Infatti mi ha mollato subito. Ma gliel'ho detto di tutti i colori. L'ho fanculizzato per 5 minuti. Cazzo me ne frega a me. Non puoi fare un prodotto del genere a tiratura limitata. Cioè, non è giusto. Anzi, devi dare la possibilità che un sapone del genere in tanti lo provano. Che si rendono conto che cos'è la saponificazione quella seria. E le minchiate non se le comprano. Dovreste farlo collezione privata, no? Come la sui miei, no? Beh, lui fa 100 pezzi. Fa 100 pezzi, tiratura limitata. Chi ci arriva, ci arriva. Spettacolo, mastro. Una profumazione spettacolare. Eccellenza. Eccellenza veramente. Mi dispiace tanto per tutti gli appassionati di rasatura tradizionale che non possono sentire questa profumazione. Incredibile. Ma che c'è qua? Questo sapone, questa è alta cosmetica, ragazzi. Che cazzo. Questa è alta cosmetica, così non è più sapone.
Mastro, tu mi conosci per uno che dico bugie? No, 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 assolutamente. È una bomba. È una bomba. Una. E guarda, non voglio pensare che cos'è quell'after. Me lo lasci in faccia che me lo godo. Oh, neanche mi sono tagliato, eh? Ragazzi, è yogurt. Monta come se non ci fosse un domani. Sì, ma è la protezione, Paolo. È la scorrevolezza che ti dà il sapone fatto bene. Quando è bilanciato bene di oli e di burri, saponifica subito, quindi ti viene facile. La profumazione è rotonda, non la senti chimica, quindi ti avvolge questa profumazione, essendo che ci sono gli essenziali. Parte Y, arriva Y. Cioè, ragazzi, è spaziale. Io mi andrò a vedere, non vi so dire che profumazione, non riesco a decifrarle. Guardate, ci sento un qualcosa, ora giustamente, che cazzo dici qua? Ci sento dei sentori di un profumo che io ci sento, che conosco benissimo, che lo adoro, che si chiama Kathmandu. Dici, ora che cazzo c'entra? Ci sento qualche sentore, questo qua, se non erro, è geranio. C'ha il geranio d'Africa, una cosa che io lo adoro, questo after. Ci sento forse una nota di questo qua. Ci sento pure che l'ho guardato prima, l'ho odorato, ho detto, minchia, ma pare lui, si ci avvicina, non si ci avvicina. Sembra che si ci avvicina con qualche cosina dello Yang del Bignoli, che è Yang Ylang, mi pare. Che ha quella profumazione che se ne va sull'agrumato. Ragazzi, è un sapone molto complesso, fatto veramente bene. E vi ripeto, mi dispiace che lo hanno in pochi. Si è superato, qua si è superato, veramente, si è superato. Perché oltretutto è una rivisitazione, a quanto ho capito, del Brut. Quindi ci ha messo del suo, cioè dalla profumazione base, diciamo, esistente, ci ha messo del suo. E ragazzi, andare ad arricchire puoi anche distruggere. Devi essere bravo di naso, devi sapere quello che fai. Ora non ti vantare perché sei sempre un fuffante, te lo dico che sei fuffante. Perché ti ripeto, non è un secondo me un pensiero commerciale bello che ne fai 100 pezzi. Cri, per favore, prendi il camisore e taglia la gola. Me la sta dicendo. Sade Fabergé, stop, bravo. Io non lo conosco, però sono sicuro che è spettacolo, ragazzi. Non ce l'ho in faccia. Manco smonta. Mi sciacquo, ragazzi. Acqua fredda, go go, perché mi voglio mettere l'after, me la voglio godere, mastro. Pelo è l'obliquo, mastro. Pelo è obliquo, sono liscio. Questo è il pelo, te lo trova, mica te lo taglia. Questo qua va in cerca del pelo. Ma se te dico la verità. Riposate il braccio, lo tengo io, vai. Un pochettino, ti stanco. Dimmi. È stato passato. Solo sulla 3000. Della CAI pasta gialla e la coramella con la mia pasta trasformata. Sì, mastro, ma è l'angolo di taglio che è diverso da come lo facevi prima, capito? Sì. È chirurgico così. Io lo sento che non ci posso giocare, capito? Sono sempre col pensiero che appena che lui trova un po' la montagnetta di pelle, asfalta. E hai preso questo modo di fare ste fili così da quando mi hai portato quello là con i rubini, quando eri qua a casa mia, che mi sono fatto queste due belle cicatrici, una qua e una qua, che in diretta te l'ho detto 3 volte, mastro vedi che mi taglio, mastro vedi che mi taglio, mastro vedi che mi sono tagliato. Ragazzi, spaccate al Ciniello che è in diretta, non capisci il senso di fare, sì, non lo capisco neanche io, perché non dai la possibilità. Ma oltretutto, allora ragazzi, la meccanicità ce l'avete in tutti i prodotti di Dorato, perché la meccanicità è questa qua. Se pigliate già i saponi esistenti, c'è questa meccanicità. E quindi, come meccanicità, la potete provare con tutti i prodotti. Sono queste profumazioni che lui dedica agli altri, che sono strepitose. Cioè, gli ho detto, a noi che li compriamo, li troviamo nello store, trovo l'arancia italiana, con tutto il rispetto, che è buonissima. Ma un prodotto di questo lo fai per gli altri? E
E a noi ci fai la lancia italiana? Tu sti prodotti devi fare con queste profumazioni che sono fuori di testa. No, con... Ragazzi, boh, non lo so. Non lo so, comunque stasera lo metto nel mercatino. Voglio vedere che succede. 500 euro, ragazzi. E chi interessa? After crema con una volta usato, 500 euro. E che tiro? Niente. Adesso vedo la lama lucida. Mastro, ma non si può, eh? Non toccarmi l'arancia italiana. No, tu non toccarmi a me questi profumi qua, che sono i profumi che mi piacciono a me. Che cosa la minchia, chiaro. Sì, no, chiarissimo, ragazzi. Io non ne ho peli sulla lingua. Impazzisco io. Oggi quando l'ho sentito mi stavo ribaltando dalla sedia. Ho detto, non è possibile che è un'edizione limitata. Cioè, ora appena che mi finisci, io che faccio? Vengo a Torino e ti levo quello tuo. Matematico. De camorra. A secco, ragazzi, cioè a secco. Te tocca un'altra cosa. Oh, i micropeli. No, no, non gli dire. Per 450 lo vendo anche io. Io me lo vendo 500 euro stasera nel mercatino. Allora, aspetta un attimo, mettiti qua davanti al mastro, fallo vedere, che io piglio quattro cose e sistemo il rasoio. Perché ora mi devo godere l'after e mi devo mettere proprio in originale karma, come si dice? Scarma. Casino, ragazzi. Ragazzi, sono avvolto da questa profumazione incredibile. Ho la pelle come il velluto, posto rasatura che ve lo dico a fa. È inutile fare tipo, è troppo bello, troppo buono, di qua, di là, mi sono rotto le scatole. Spettacolo, ragazzi, vi dico solo spettacolo. Spettacolo. Non ci sono parole, veramente. A questi livelli qua... Non parliamo di crema da barba, ma parliamo di alta cosmetica, come lo dico quando presento anche i prodotti di Anna Maria. Sono eccellenze italiane, mastro. Come l'antre Durasage. Sì, perfetto, ha fatto la stessa identica cosa. Un prodotto strepitoso, finito. Ne ha fatti 100 pezzi. Tieni qua che mi devo mettere l'afte che devo godere, cucciolino. Potrei pensare di vendere il culo 500 euro, ma per un sapore. Io lo metto sul mercatino. Ciao. E vai. Splash. Ti piace? Non ti piace qua? Schifo. Non ti piace, che schifo mi hai detto? Mio figlio mi ha detto che è schifo. Niente, mastro, e quando è buono, non c'è un cazzo da fa. È spirito. Senti l'odore di alcol forte? Vabbè, ora evapora, no? T'ho fatto dorare la mano. E già. Spettacolo. Mastro! Vieni qua, parliamo di sto rasoio. Sì. Sono inebriato dal profumo, perdonami, però l'olfattivo ha pure le sue emozioni. Spettacolo, certo. Spettacolo. Certo. Allora, quanto è sta la motto ottavi? Sì, è un tra 7 e 8. Abbiamo detto è un full-hollow extra. Full-hollow extra. Con manico Brut de Forge. Manico Brut de Forge, la tendenza a virgola come faccio su alcuni custom, ok? Mm-hmm. La punta francese e il dorso è leggermente con la gobba, diciamo, ma il filo è rettilineo. Allora, io ti dico una cosa, fra questo qua e quello là con le due dita, sì. Io preferisco questo qua. Ecco.
Perché questo qua, in questo punto qua che a me mi viene difficile, l'ho impugnato così a zappetta, mi è venuto facilissimo, mentre quando c'ho le dita così mi viene difficile. Invece in questo modo che non è elegante da barbiere, ma chi se ne frega, io non sono il barbiere, mi è venuto facilissimo a fare questo punto qua. Sì, ma io ho visto che quando lo usavi per andare verso il pizzetto, è come il cuoco che usa il Santoku per tagliare le verdure, capito? Mastro, è spettacolo. Però ti ripeto, te lo dico col cuore, eh. Non così, no. Non sono improponibili, credimi. Che ho usato, Ale, ho usato il sapone dell'amico nostro, che con un sapone del genere ne ha fatto un'edizione limitata. Un gruppo di 2000 persone per 100 pezzi. Brunello, Brunello, ti dico solo che sei un Brunello. Non si fanno questi prodotti così. Detto questo, Mastro, onestamente, questo qua con la virgola lo trovo molto più, diciamo, ergonomico, molto più semplice da usare. Molto più Si semplice. adegua meglio sul palmo, no? Sulle mie mani, sì. Quindi, ovviamente, abbiamo detto che sceglieranno le persone nel GDA che faremo o questo qua, o questo qua, o quello là con i diti. I diti. Hai fatto, ha fatto bene, sempre più limited, e tu hai la stessa mentalità di loro. Io sono fuori mondo, lo so che l'ho sbagliato, sono io. Lo so, purtroppo la vedo diversamente. Ti ripeto, per me questo qua, col sorriso, chiamiamolo col sorriso, è il migliore di tutti, sia come bilanciamento che come presa. Poi questa punta, diciamo, che è punta spagnola, abbiamo detto? Francese. Francese. Strepitosa, strepitosa, veramente, veramente bella, 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 bella. Ah, bene. E niente, come abbiamo detto, aspetto tuoi ordini appena che tu ti finisci di fare le tue cose col figliolo. Diamo l'ok e partiamo con questo GDA per i camisori. Ciao Angioletto Montagna, ciao fratellone. E si parte con questa avventura dei camisori. Ce n'è tanti che aspettano il camisore. Va benissimo. Mastro, aspetta, mi devo mettere un altro po' di after. È liscia. È liscia, ma io devo godere. Ragazzi, una bomba. Una bomba. Una bomba. Se avete modo di andare a Torino, visto che ora si può uscire, andate là da lui e picchiatelo. Picchiatelo senza pietà. Ve lo andate là, glielo levate. Oppure vi pigliate la roba, ve la mettete nelle borse, non gliela pagate. Gli dite poi va cacacamo, problemi non ce n'è. Non ti piace? Il mio figlio Cristiano gli piace. Sa com'è, no? Boh, o sono vecchio io, non lo so, ragazzi. Mio figlio è malato di milionaire. Io mi sto comprando un Kami proprio sti giorni. Peccato se no avrei aspettato. Non mancherà occasione. Il maestro c'è, come la Ceres. Lui si sta preparando il camisore, ci vuole. E poi è molto bello da usare. Onestamente mi piace. Però ti ripeto, dobbiamo trovare, Mastro, un compromesso. Dobbiamo trovare un compromesso all'angolo di taglio che stai dando a questi rasoi. È troppo, troppo. Nì. Devi fare l'angolo di taglio che facevi prima, che era alla Mastrolivi, permissivo pure. Ovviamente il taglio è diverso di una finitura su pietra, perché affilato su pasta lo senti che è più granoso in viso. Ah, sono due mondi, due scuole completamente diverse. Però qua ti sei inventato tu tipo un'altra scuola. Questo non si ferma, è un trattorino. Quindi se sei uno che non ne hai avuti mai e tu ti spari praticamente una cosa così, è complication. Devi prendere subito la mano, dai. Devi prendere, ma subito però la mano la devi prendere. Ma molto subito però.
Allora, la profumazione è uno spettacolo, sa di pulito per tutto il giorno con quei sentori del brut, che ve lo dico a fare, ragazzi, è veramente buono. Cioè, non sono solo io che ve lo dico, sono in tanti che l'hanno provato, già, è veramente buono. E onestamente, abbinare un camisole del Mastro Olivi con un'altra eccellenza italiana è uno spettacolo. Viva l'artigianato italiano, Mastro! Sì. Viva l'artigianato, che in questo periodo ne abbiamo veramente bisogno. Allora, ripetiamo come affili tutti i rasoi. Quindi pietra 3000 Kai, che è introvabile quella gialla, perché ora esiste quella blu che abbiamo provato, ma non è la stessa cosa della gialla. Quella gialla, io la uso ormai, sono anni, e peccato che non ho capito. Non sono neanche andato a fare ricerche perché la CAI, quella pietra lì, non l'ha più messa nel mercato. E io la motivazione non la conosco, però è stato un peccato perché io ne ho un'altra, una e mezzo ancora, e mi dovrebbero bastare finché campo. Ecco. Una me l'hai data a me. Però è una pietra meravigliosa, eccezionale. Io lo sai come me la tengo. La cosa bella lo sai che cos'è? Quando prendi la mano bene, venti passate, mano con la pressione alla Mastro Olivi, l'hai fatti bene. Sì. Basta, finito. Non puoi sbagliare. Lavora in una maniera incredibile. Ciao Gianluca. Sai anche oltre all'angolo troppo, diciamo acuto, perfettamente acuto, chi rende il rasoio così poco sicuro, specialmente per neofiti, è che io non insisto con la pietra, capisci? Io quando sono arrivato alla pulizia del filo, non, se io insistessi, allora il bevel verrebbe più grosso, Più più pesante. pronunciato, più pronunciato. Ciao E Domi. allora l'angolo cambia pure, capisci? Però dopo. Qual è la durata poi del filo? Così dura veramente, te dimentichi di dargli la pietra, capito? Ecco, questa è la motivazione, è la ragione per cui io non insisto, consegno i miei rasoi con un bevel Non c'è, non decimale. c'è. No, è come se non c'è, bravo. Vedi quel filo di seta lucido a specchio e basta. E quello chiaramente. È come il ferro della pialla da falegname quando è nuovo e fa il legno, il legno vola sulla pialla, capito? Perché è un angolo vivo, pulito, come dici te, giustamente, come il vetro spezzato. È improponibile. Quello che tu hai capito nella ospitalità nella casetta, quello che tu hai capito, l'avrebbero voluto capire in molti, ma l'unico a capire, lo dico sinceramente, no, non mi piace suonare il violino per nessuno, però l'unico che l'ha capito, che poi mi ha dato la soddisfazione di voler capire se quello che avevi fatto in passato era una cosa giusta oppure solo inventata. E io ho detto: no, è giusto, c'è la mano buona e eccoti la qualifica. Capito? Capito? Questa è la motivazione. Ma alcuni, non faccio i nomi, ma alcune persone hanno provato a ottenere, diciamo, avrebbero voluto ottenere una qualifica come l'hai ottenuta tu, ma non la meritavano, ecco, non l'hanno meritata e non l'hanno avuta. È l'unica che ho fatto, se l'è meritata Giuseppe Caccamo, Mi fare emozionare. Non mi fare emozionare, poi vengono il magone. no, non c'è da emozionarsi. Io, a meno, allora, ascolta. Immagini tu quanto potrebbe essere
bruttissimo l'essere umano, perché dice due cose: le bugie hanno le gambe cortissime. Bravo. Ciao e Carlo, ciao Seba Vacante, ti saluta Seba Vacante, mastro. Ti saluta Sebastiano Vacante. Ah, sì, salute. Sì, sì, non ho potuto contraccambiare l'omaggio, ma lo farò quando verrò nuovamente in Sicilia, lo farò sicuramente. Stavo dicendo che... adesso mi è passato un po' così dalla... Non ti preoccupare, stavi dicendo che hai voluto dare questo attestato a me, in poche parole. Mi stai facendo la sfianilata che è bellissima, io me la piglio tutta, attenzione, eh. Sono stato, come ha detto Giuseppe Campo, il primo della classe, dai. Sì. Non mi sono assolutamente pentito, non mi pento del... Ah, ecco, dicevamo che le bugie poi non sono... fanno parte di me. Dicevo, ecco, quanto può essere brutta la persona per bugiarda, no? Cioè, anche da far ridere in un certo senso, perché hanno le gambe corte e a Pinocchio si allungava il naso. Quanto può essere brutta una persona con le gambe corte e il naso lungo? E come fa a camminare? Vabbè, Master, sarebbe stata la fine. Ma io mi ricordo, visto che abbiamo preso il discorso, che tante le volte mi capita che lo racconto a qualcuno che magari mi parla al telefono, ci sentiamo. Quando tu mi sei venuto a prendere alla stazione, te lo ricordi? Sì. Quando mi hai portato a casa tua, me l'hai detto, te lo ricordi? Tu mi hai detto due parole. Dici, Cocco, ora mi fai vedere come affili. Se io ritengo che sei all'altezza, io ti insegno. Se no, fatti le dirette. Dico bugia. E io a te non ti conoscevo, io non ti avevo mai visto. E non ti nascondo che l'ho raccontato e lo racconto a tutti, che io quando tu mi hai detto così, io ho detto, ma che vuole questo qua? Cioè, fammi capire, mi invita a casa sua e poi mi dice se ti impari, impari, se no niente. E io pensavo che sotto sotto tu avessi tipo un tranello, non lo so, che magari avevo sbagliato qualche diretta, che me la volevi fare pagare in qualche modo. Ma sto l'ho pensato, ma te l'ho detto. Io, la mia rivincita, qual è stata? Quando io la mattina ci siamo messi praticamente ad affilare il friodur di papà tuo nella casetta degli ospiti, tu, se tu ti ricordi bene, non sei stato buono con me. Perché non mi hai detto nulla, tipo giocatore di poker, e mi hai detto, stasera ci facciamo la barba, vediamo. E io ti ho detto, scusa, ma dimmi com'è sto rasoio, no? Che io sono qua, stasera si vede. Quando Frank Alfonso è venuto a sorpresa, che ci è venuto a trovare, tu che cosa mi hai detto? Stasera la organizziamo una diretta nella barberia. Io giustamente ti ho detto, ovvio, io non mi aspetto mai che tu gli dai il rasoio, il friudur. C'è Frank Alfonso, io mi aspetto che tu gli dai il rasoio con i diamanti, con i rubini, il rasoio di 10.000 euro. Quando ho visto che tu gli hai dato il friudur, vedi che io una goccia di sangue non ce l'avevo. E là ho pensato ancora di più che tu mi volevi fare pagare qualcosa, magari un errore mio. Ho detto che sto qua mi sputtana in tutto il mondo, che non so affilare, non so il motivo, perché non aveva senso che c'era Frank Alfonso e gli davo il friudur. Invece tu, cosa hai fatto da gran persona buona? Tu già ti eri reso conto che il rasoio c'era. L'hai dato in mano a Franco, che è un altro maestro, e io lo dico sempre, al sesto minuto e 36 di quel video mi è cambiata la vita. Se avessi fatto la diretta a usarlo io con le mie mani sulla mia faccia, non sarebbe stato credibile. Invece, sulle mani di Franco Alfonso, lui sa, conosce se un rasoio funziona oppure no. E poi, rasando la faccia del cliente, lui passa la mano in senso di contropelo e sente se il rasoio taglia oppure no. Capito? Non lo potevi usare tu, non lo potevo usare io, ma ci doveva essere Franco Alfonso a prendere in mano e farmi la barba a me. Ecco, quella è stata la prova del 9. Me l'hai combinata, io la racconto sempre, Masso, questo resterà nella storia, perché io in quel video sono bianco che tu manco te l'immagini. Te la sei cercata, te la sei presa. Caro amico, così. Soddisfazioni. Ah, sì. Per me è stata una grande soddisfazione. Sì.
Ricevere i complimenti tuoi e suoi, onestamente, è stata una grande soddisfazione per me. Veramente. Franco Alfonso è un collega artigiano, veramente, un artigiano come si può dire, veramente made in Italy, ecco. Capito? Made in Italy, sì. Purtroppo abbiamo la nostra età, questo dovrebbe essere una sveglia per chi guida la situazione nazionale, di dire questi artigiani anziani, vediamo un po' di far un po' di scuola con qualche giovane che sarebbe una cosa giusta. Mastro, l'hai vista la situazione che siamo in Italia? Ancora ci devono dare i soldi, le casse integrazioni e le cose, perciò di che stiamo parlando? Pensi che stanno pensando all'artigianato? Stanno pensando di pigliarsi gli stipendi e basta. È l'unica cosa che a loro interessa. Non facciamo politica. Bravo, bravo. Pensiamo a far la barba con rasoio che taglia bene. Ecco. Che taglia troppo. Che taglia troppo. Facciamo così. Allora, facciamo una cosa, così non la facciamo lunga. Io ti saluto. Grazie per la compagnia. E abbiamo da provare quello con i diamanti, o perlomeno sì, con i rubini, sì, che è quello la grande, quello a serpente, e abbiamo da provare l'altro, quindi abbiamo altre due belle dirette, ma un altro con quello là che ho disegnato io, ma la devo fare una barba con quello, che quello è prossima soddisfazione che potrai provare nella diretta. Diciamo l'altra spedizione di altri gioielli di collezione mia privata, ci sarà un custom prezioso. Yeah, prezioso, più prezioso di quello là con 4 carati di rubini. Prezioso, guardi, me lo devi fare venire. Non ti dico la tipologia, ma sarà veramente prezioso a tutti gli italiani. Ho parlato forse anche troppo. A tutti gli italiani prezioso, sì. Con preziosi che rende il rasoio preziosamente italiano. Ecco, non dico altro, quando ci sarà la prossima mandata delle dirette. Allora, io lo stai vedendo come sono, no? Penso che si vede. Sì. Lucido. Lucido, la barba mi cresce fra 3 giorni ora praticamente. Eh sì, che lo va a trovare sulla radice. Tu ti diverti, a te ti piace, tu ti gasi. Io lo so che tu ti gasi. Io ci metto la faccia e devo stare attento che non mi spacco. Comunque, Mastricello, ascoltami. Io ti saluto, ti dico sempre grazie per la tua complicità, sempre un ragazzino. Noi ci sentiamo come tutti i giorni con le nostre telefonate, del buongiorno, di sapere come stai, che fai, ci rompiamo le scatole a vicenda. Rinnovo i saluti a tutti i presenti, ai fans, ai clienti, e ecco, una notte santa, buona per tutti, ok? E speriamo che domani sia migliore, va bene? Ok, ci sentiamo domani, io faccio la chiusura e ti abbraccio. Grazie a te. Grazie, bye bye. Ciao. Il mastro l'abbiamo avuto, ora mi sfangulizzo un altro pochettino a Donato Ciniello, che l'ho visto in diretta, è rientrato, fa entra e esce. Allora, ragazzi, detto questo, che ve lo dico a fa? Io sono basito, perché purtroppo quando becchi le profumazioni che ti piacciono, che ti esaltano, oltretutto non vi nascondo che questa profumazione mi ricorda tempi passati. Ora non so chi, non era profumo che usavano in casa mia, però mi ricorda cassetti della memoria. Sicuramente quando ero piccolino io questo profumo andava di moda, perché io lo sconosco, ragazzi, io sto brutte che tutti dite, onestamente io lo sconosco. Ho avuto quello da 5 euro, quello verde, che l'ho finito, mi piaceva, ma questa è un'altra roba, ragazzi, è strepitoso. Mi dispiace, ve lo ripeto, mi dispiace che questo prodotto qua lo abbiano solo 100 persone, è un peccato, è un pugno nelle palle che dà un produttore a chi lo vuole bene e lo segue, perché non è possibile che su un gruppo di 1000 persone, di 1500 persone che lo seguono, lui faccia 100 pezzi, cioè non è proponibile, lasci scontente un sacco di persone che ti seguono e ti vogliono bene. Non la vedo questa forma io di diciamo di
di vendita non la rendo onesta. Non la rendo onesta completamente, perché anzi, un prodotto del genere lo devi dare a tutti, lo devi fare provare, perché questo fa capire che vuol dire fare i saponi, che questa è alta cosmetica, così non è più un sapone. Perché non ne fa, questa profumazione non la fa più, è una tiratura limitata. Come ha fatto l'Antre Durasage, che ha fatto a Greg, ragazzi, è una cosa strepitosa. Io gli ho chiamato, lui era in macchina con la moglie, gli ho detto di tutti i colori. Perché poi queste profumazioni, che magari sono delle repliche rivisitate di saponi, per di saponi, di profumi famosi, sono, ragazzi, una cosa strepitosa. Io oggi ero con Antonio Lombardo, che ero incazzato per telefono, perché avevo chiuso con lui. Ed ero incazzato, perché sono incazzato veramente. Cioè, io ora che fa? Ora la barba me la devo fare lo posso usare ogni settimana, perché se lo uso, per dire, nelle barbe 3-4 volte, a 3-4 mesi non ne ho più. E poi che faccio? Mi innamoro di un prodotto che non posso avere? Non la capisco questa forma. L'esclusività. Questa parola, l'esclusiva, a me non mi sta bene. Perché io parto sempre dal presupposto, ragazzi, il mio ragionamento è: ti piace un prodotto? Sì, ok. Ti innamori? Ok. Lo provi? Ti piace? Sì, ok. Lo ricompreresti? Perché ora come ora, la domanda che io mi faccio dopo questa rasatura è: lo ricomprerei? Sì, me ne compro un altro sapone e altri tre after mi compro. Perché è la domanda che ci facciamo noi acquirenti sui prodotti. Quando tu compri qualsiasi cosa, di qualsiasi settore, te la compri, la provi, pensi, ma se si rompe, se mi finisce, me lo ricompro? Quando tu dici sì, potenzialmente il meccanismo del commercio si è attivato. È come la Ferrari. Sì, ma la Ferrari, se hai i soldi, te ne puoi comprare anche 10. Qua non è questione di avere i soldi, qua è questione che lui, quel furfante, non ne fa più, che è diverso. Tamarrumbi ricorna, guarda, ci sto pensando, appena che io vado a Torino da lui, che andrò a trovarlo appena che ci fanno uscire, tutto quello che mi serve me lo metto in borsa, senza dirgli niente. Proprio così, faccio con la mano, tipo negli scaffali. Non è possibile, appena che glielo becco in qualche scaffale, nel suo bagnetto privato, me lo fotto, senza pietà. Ciao Vittorio. Lo devi centellinare, sì, ti porta a centellinare un prodotto quando invece te lo potresti mettere in maniera bella e sosa, a godertelo, perché ti piace, però sai che quando finisce poi ti attacchi al ciuffo. Boh, no ragazzi, sono io che sono antico, non lo so. Io purtroppo, Donato è un amico, però sono io sempre del parere che dico sempre quello che mi piace dire e quello che voglio, perché è il mio modesto parere. Io il commercio lo vedo tutt'altro modo. Mi piace che nei prodotti si faccia alzare l'hype, perché quando c'è la richiesta, che poi non ce n'è veramente, io questo qua lo metto su internet, lo metto 500 euro, ma mi diverto, è un, diciamo, un vezzo, una scherzata. Capace c'è qualcuno che merita, che ben venga, glielo do. Però ragazzi, non è giusto. Secondo me un prodotto, quando lo si fa, si deve fare almeno proporzionale al gruppo che sia. Non puoi fare 100 pezzi per 1700 persone, perché non è corretto, secondo me, neanche per le persone che ti seguono. Questo alzare l'hype, l'asticella che ci fai mettere tutti puntati a guardare, praticamente che si facciano le 18 per andare a comprare il prodotto, perché ti vogliamo bene e ti seguiamo, ma chi non ci arriva, secondo me, viene screditato. Secondo me, secondo il mio modesto parere. Questo è un prodotto che secondo me in tanti devono avere, devono apprezzare. Uno, per capire che quando compri un prodotto di questo qua, tutta l'altra roba non te la compri più. Ragazzi, ve lo dico, ve lo scrivo, non la compri più. Finito, finito. Appena che provi un prodotto di questo qua, tutti quelli che hai tu nello scaffale di marche, finito. Ti fai una barba. Velluto, ragazzi, velluto. Questa è alta cosmetica. C'è un cazzo da fare. Allora, stasera abbiamo usato pennellino alla Caccamo, manico multicolor. Questo di Zenith è uno dei manici più costosi, ma voi potete farvi fare il ciuffo alla Caccamo, magari col manico di alluminio, che è il più economico di tutti. Questo qua è un vezzo, non serve a niente, perché il manico costa di più del pennello, quindi del ciuffo, quindi non vi serve a niente. Fatevi fare, se volete, un pennello alla Caccamo, il ciuffo, e poi il manico, quello d'alluminio o quello di plastica, mi pare che è praticamente il più economico. Peppe, sono d'accordo, però a questo punto dovrebbe rifare pure il limite passato. Sì, ma lui dovrebbe rifare tutti quelli che le persone si sono innamorate. Tipo questo, l'Antre Durasage. Ne vogliamo parlare, ragazzi? Una bomba. Lo Chantal, chi è che ce l'ha lo Chantal? È spaziale. No, gliel'ha fatta allo spagnolo. E noi, Bergamotto di Calabria. Oh,
Oh, gran grasto. Ciotoletta che abbiamo usato questa sera. Vai. Rocco Contini. Io ce l'ho. E in tanti non ce l'hanno. Rasoietto che abbiamo usato questa sera. Il secondo camisore del mastro. Che è quella a punta francese. Anche io l'avevo detto spagnolo. Minchia, vedi. Che praticamente ha il manico col sorriso. Che ora vado a scoramellare. Ragazzi, secondo me questa qua è meglio di quella col manico. Perché stasera l'ho usata a zappetta. In questo punto qua. Tipo così, e mi è venuto benissimo. L'unica cosa che dico, lo dico davanti al mastro, lo dico ora che non c'è il mastro ha levato le catarratte agli occhi, anzi ha un occhio, e onestamente sta facendo dei fili, ragazzi, guardate qua, non si vede neanche il bever, c'è il bever, non c'è. Taglia in una maniera indegna, cioè non si ferma, e secondo me, e ve lo dico ragazzi, non è giro di parole per fare crescere l'interesse, non è un rasoio per neofiti. Dice, ma perché quelli vintage affilati su pietra? Ragazzi, sono più permissivi. Quelli li senti che ti aggrappano sul pelo, ti danno una sensazione di controllo. Chiamiamola controllo, tagliano, vi spaccano lo stesso. Ma hai quella sensazione di controllo. Da quando ha fatto la catarratta, ne sono convinto, ragazzi. Ne parlavo anche con Diego in diretta, l'altro giorno ridevamo. Sono improponibili. Quindi se siete persone alle prime armi, ragazzi, ciao Alessio, non comprate sto rasoio. Fatevi un pochettino di scuola con lo sciavette e poi dopo comprate un gioiello del genere, perché se no vi fate male. La molatura extra hollow ha dato tanto valore aggiunto a questo camisore. Hai detto bene, Peppino, ha dato un valore aggiunto incredibile. Però ti ripeto, siccome in questo gruppo mi seguono tante persone, siamo in tanti, è giusto e doveroso, perché qua le cose si dicono per come sono, che da quando il mastro ha cambiato tipologia di affilatura, perché secondo me ci vede molto meglio, questi rasoi non sono più per neofiti. Perché qua, se non hai una certa dimestichezza, ti fai veramente del male. Ricordatevi sempre la diretta quando avevo il mastro qua. Ciao Alessio! Costo non lo so, Alessio, si sta praticamente valutando a luglio, quando il mastro finirà col figliolo, di finire tutti i rasoi che ha da fare, si farà una quantifica del tempo che si perde, perché il mastro è un artigiano, lavora ore, il tempo che si perde a fare un camisore del genere, e si stipulerà il prezzo. Stipulerà col figlio al ragionamento ore, tempo, costo, e poi tutto sarà praticamente sul sito di Mastro Livi, che ora è il sito Luca Livi. E quindi tutto lo gestirete voi là. Io, diciamo, sono solo un presentatore, diciamo che sono il mastrota della situazione che ci mette la faccia. Però ragazzi, vi ripeto, se siete alle prime armi, non vi fate pigliare dalla scimmiazza, perché qua vi fate del male. Ricordatevi sempre questi due tagli che ho qua, col mastro qua, quel rasoio che è venuto, quando è venuto qua, io gliel'ho detto 4 volte, mastro, vedi che sto rasoio taglia troppo, vedi che mi taglio. Io lo sapevo che mi tagliavo. Lui con voi in diretta ha provato a passarlo sulla pietra, scoramellato nella mano, sulla coramella. Niente ragazzi, eri incazzato. Il GDA io penso che incomincerà Shandala, Crank e i Pirati 2. Bravo, i Pirati, mostruoso. L'Ante Bomarzo, Terra Mia, Blu. E mi dimentico qualcuno. Sì, continua, continua. Io ti fanculizzo di ora fino all'Alaska. Queste cose tu le devi fare all'edizione limitata. Così poi di te rimane il nome, minchia Donato, te lo ricordi quel minchia buonissimo? E tu 140 kg ti fai. Le cose buone le persone le devono avere sempre. Non ha motivo che fai una cosa solo ed esclusivamente per creare l'hype e poi tante persone non lo possono avere. Non ha nessun senso secondo me. Invece quando un prodotto vedi che c'è diciamo l'emozione delle persone, si deve ricontinuare. Questo è un prodotto che spacca, come spacca l'Antre du Rasage, spacca, spacca, non puoi non rifarlo. Non è giusto per chi segue il tuo gruppo, per chi ti vuole bene, per chi si mette davanti al computer a cercare di aggiudicarselo. Secondo me è sbagliato, sta mentalità, per come la vedo io, è parere personale, ragazzi. Non la trovo corretta, perché questa qua è veramente un'eccellenza italiana. Io a sto punto sono curioso di andare a sentire sto brutto da qualche parte, se lo trovo, perché voglio vedere la profumazione reale com'è e la tua rivisitazione che cos'è che ha migliorato o ha
cambiato. Non ci fa a uscire su sta cosa. Noi ragazzi non ce la faccio a convincerlo. Io più di mandarlo a fanculo in diretta e per telefono in privato, che devo fare? Ditemelo voi. Io non ce la posso fare. Che lui è convinto che lui è scienziato così, perché lui la vede così. Ognuno, come si dice, a casa sua fa quello che vuole. Io lo sputtano perché sono a casa mia e parlo al mio modesto parere. Però ognuno, il commercio, come si dice, ognuno sa i cazzi suoi. Però ti ripeto, io lo vedo completamente diverso tutta questa situazione e tutto sto mondo, perché ci sono tanti amici che non ci sono arrivati perché a quell'ora lavoravano, facevano e dicevano, e onestamente persone che sono dei grandi appassionati, dei grandi collezionisti, non ci arrivano perché è durato 16 minuti, mi pare, ha messo il record di tutti e 12 minuti, non mi ricordo. Non è giusto, non è giusto. Non è giusto. Dai la possibilità invece a tanti di prendere un prodotto del genere, con una profumazione del genere, che magari in tanti ricordano il papà, il nonno, perché sono dei profumi che hanno fatto la storia. Dai la possibilità a tanti. Fai capire cosa vuol dire saponificazione di alti livelli, fai capire cosa vuol dire sapone, alta cosmetica, non il sapone con un pochettino di olio, che ora tutti hanno imparato a metterci l'olietto per essere più burroso. E si alza l'asticella. E indietro non ci vanno più, così tutti alzano la sticella e quando uno va a comprare in uno store compra prodotti buoni, prodotti commerciali nei supermercati. Andate di bomboletta. Detto questo, ragazzuoli, siamo 61 persone, siamo in tanti. Io quello che gli devo dire a quel furfante glielo dico, gliel'ho detto sia in privato, ma gliel'ho detto che glielo dicevo pubblicamente. Ti piace vincere facile? Giuseppe, oggi mi è arrivato il fotonico 22 in tubo, con dopo marma alcolica e crema, grande rasatura, davvero complimenti a te Anna Maria. Grazie Filippo, questo sta a significare che sono eccellenze, queste sono le mie vittorie, perché quello è un prodotto pure di alta cosmetica che in faccia fa la differenza. Pensa che tu ora l'hai provato, pensa che ti sei trovato benissimo, pensa se io domani ti dico non ce n'è più, lo abbiamo fatto una volta, non lo fai più, che fa? Ti compri un'altra volta, te ne vai al supermercato? Ma è giusto. C'è gente che ha passato da ProRasa a Tend. sì, perché poi, come si dice, l'hype, il fervore, la pentola che bolle, anche a quello che è dall'altra parte del mondo, gli fa venire la scimmia, si mette alle 18 là. Infatti ha fatto un Guinness. E possibilmente chi magari se lo coltivava quel sapone che se lo gustava, possibilmente non ci è arrivato. Oltretutto spacca il culo perché è un prodotto da 10, ragazzi, 10 lode. Secondo me nel 2020 questa qua è la massima espressione che si può fare di saponificazione a livello tecnologico. Secondo me superiore a questi qua momentaneamente non ce n'è. Qua siamo al top, ragazzi. Qua siamo al top. Secondo me nel 2020 i produttori che riescono ad avere questa qualità ce n'è pochi veramente. Qua si è sfondata l'articella, cioè dalla serie tutto il resto è noi. C'era pure la canzone, ragazzi, l'ultima creazione dal Donne e da Damigiana di After, Marianna Cane. E ragazzi, come lo penso io lo state scrivendo voi. Immagina che non ce n'è più, ora che faccio? Mi verrebbe di mettermene un altro poco, non me lo posso mettere, che poi mi finisce, poi che vengo da Settimo Torinese, vengo a fare il siciliano che c'è in me, maledetto. L'imprenditorialità, meno male che è una cosa personale. Poso qua, voi scrivete. Che è un prodotto del genere a tiratura 100 pezzi per un gruppo di 2000 persone. Che dove minchia vive? Nel mondo di Heidi. È un mondo tutto tuo. Minchia, non ti seguirei più apposta per farti capire che sei sbagliato come dalla serie. Da domani tu fai un prodotto e non se lo compra nessuno. Sì, strepitoso veramente, lo dico pure io, Tommaso, si è superato. Allora, calcola che la saponificazione ha alzato l'asticella da un bel po', quindi la sapevamo che è strepitosa. Ovviamente ha preso una profumazione già esistente e sicuramente l'ha rivisitata, ma secondo me rivisitare una profumazione significa pure saperci fare. Ragazzi, il mestiere lo sa, non è che è l'ultimo arrivato, è il penultimo. Sciopero di protesta, sì ragazzi, fanculizziamolo, senza pietà, tutti quanti. Quando siamo 5.300, fanculizzazione globale. Proprio da mobbing.
Comunque, ragazzuoli, siamo in tanti. Io la sbarbata me la sono fatta. E da quel pazzo lo rivende sui mercatini. Sarà il primo doppione che mi compro. Io stasera lo metto sul mercatino a 500 euro. Lo faccio, ragazzi. Lo metto prima sul gruppo da noi e poi lo metto sul mercatino a 500 euro. Ora ci sparo la fotografia after crema a 500 euro. Perché visto e considerato che è così buono, e quando non ce n'è più l'hype sale, l'asticella, questo è un prodotto per me che vale 500 euro. Perché se il calcolo che è la spazzatura la compriamo 10 euro, questo qua che è spaziale sia come crema che come profumazione, per me vale 500 euro. Lo posso quantificare quanto vale io visto che non ce n'è più? Mettili in alto la ciotola, così poi piccola, scossa di terremoto si rompe. Sì, no, vai tranquillo che i saponi qua non cadono. Questo qua me lo metto nel cassetto. Questo e questo qua. Questo qua. Mi dispiace ragazzi per chi non ci è arrivato. Mi dispiace tanto. Questo gli ho chiamato, appena che mi è arrivato l'ho aperto, gli ho chiamato, era in macchina, che se la rideva. Io ho detto, sei una merda, a chi l'hai fatta? Al francese l'hai fatta, a noi? Mostruoso, 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 mostruoso. Che profumazione. Ho la pelle che è un velluto. Ora fammi capire, dopo che io mi faccio una barba così, me lo posso comprare un sapone al supermercato? Di che stiamo parlando, ragazzi? Come fai? Come fai? È come se bevi Barolo e Amarone tutto il giorno per un anno, poi te ne vai a un certo punto al supermercato e ti compri il tavernello. Come fai a berlo? Come fai? Minchia, Donato, sei proprio una neghia. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, voi mi avete scritto un mare di messaggi. Diglielo, diglielo, diglielo. Io penso, a prescindere che l'avrei fatto, a prescindere dai vostri messaggi, che già li avevo chiamato appena che mi è arrivato, subito. Poi ti accompagna alla porta da solo, visto che lo metterai a 500 euro. Sì, io ragazzi lo metto a 500 euro. Per me vale tanto. Poi vi ripeto, essendo che non ce n'è più, il prezzo sale. Che diventa un prodotto di nicchia, un prodotto di lusso. Visto che lui vuole l'asticella, stasera va sul mercatino a 500 euro. Che è top. Ciao Mari. Ho provato il montaggio di Dinamene di Anna Maria. Top in assoluto. Qualità, prezzo imbattibile. Alta cosmetica artigianale. Completamente diverso da un prodotto a tiratura industriale. Sono due mondi completamente diversi, ragazzi. Imparate a conoscere i prodotti buoni, artigianali, in Italia li sappiamo fare. Voi lo sapete, io sono un grandissimo appassionato dei saponi americani, perché quando ho incominciato questo percorso erano gli unici che mi davano quella sensazione di protezione, quel microfilm, che ancora in Italia non c'erano, o perlomeno io non li ho trovati. Ora l'asticella si è alzata perché gliel'abbiamo massacrati, hanno visto che noi ci dirigevamo sul mercato straniero, e lo continuiamo a fare, quindi in tanti si stanno puntando ora a mettere i burri, i grassi, le vitamine, perché hanno capito che abbiamo capito che i saponi, quelli là, quell'olio di cocco, diciamo la base per saponificare, a noi non ci interessa più. Quindi diglielo, diglielo, ragazzi, gliel'ho detto, glielo dico che è un furfante, è un ladrone, l'impossibile. Tanto non lo farà, ragazzi, che lui ride, non lo farà. Mi dispiace sempre. Mi dispiace sempre che un prodotto del genere non lo possa avere chi veramente è appassionato. È un peccato. Comunque, la cosa che posso dirvi, ragazzi, la nuova formula di Donato, tipo Via Roma, se volete provare almeno la saponificazione, pigliatevi a Roma e vi rendete conto di che cos'è. 510, 1, 510, 2, grande Maurizio. Almeno provate la saponificazione. La profumazione, ragazzi, ovviamente la profumazione è personale. Io la trovo spaziale, sono i miei profumi, ragazzi. Come l'Antre Durasage, come il Frarinic, come Oud, sono le mie profumazioni. Io vado fuori di te, io entro in trance, vado in trance per questa tipologia di profumazioni. Lo Chantal non ve ne parlo. Poi ci sono le note, quelle marine, tipo il Kraken, quella è un'altra roba. Là siamo poi a altri pianeti. Ma queste qua sono le profumazioni che prediligo perché sulla mia pelle... Poi anche a livello proprio di sazietà olfattiva, mi caricano, sono belli, sono rotondi. Oggi mi sentivo con Rocco, ridevamo, perché è spaziale. Fatto bene, fatto bene. Comunque, detto questo, l'ho fangolizzato a sto fango.
Ragazzi, fra poco carico il video su YouTube. Mi raccomando, non guardatevi solo il video, ma iscrivetevi sul canale. Metteteci pure mi piace. Il tabacco. Ragazzi, si potrebbe fare una... Ragazzi, è tutto furfante. E forse pure un po' finocchio, ne sono convinto, perché sotto sotto secondo me è finocchio. Però il suo lavoro lo sa fare. C'è un cazzo da fare. Cioè, in Italia, ragazzi, c'ha lo scettro. C'è poco da fare. Ha alzato l'asticella, ora se l'è messi tutti scia di dietro. C'è lui. Stop. Ce ne accorgiamo sia nelle nostre, nei nostri visi, ce ne accorgiamo che in tutti gli store c'è lui, in tutti i canali c'è lui, in tutti i siti del mondo, dell'America c'è lui. Quindi non è una sola, una smacchettata. C'è perché c'è, come la Ceres. C'è un cazzo da fare. Detto questo, ragazzuoli, mi raccomando, fra poco carico il video, fate i bravi. La sbarbata con il camisone del mastro ce la siamo fatti. E ci vediamo fra 2-3 giorni. Però... perché ieri sera ha direttato ad Ornetto, io volevo fare una diretta con i barbieri per capire un pochettino come funziona il fatto dei negozi, come noi utenti dobbiamo approcciarci nei negozi di barberia. Quindi se ce la faccio domani voglio fare questa diretta il 2 novembre, un altro top. Ragazzi, non è che è uno, due, tre, però queste sono eccellenze, sono profumazioni che vanno fuori di testa. Domani vediamo se riusciamo a fare una diretta con l'applicazione quella StreamYard, che praticamente ci mettiamo in 6 a random con tutti i commercianti, con tutti i barbieri, diciamo la nostra e magari ci fanno capire come si stanno preparando a questo momento qua, le dritte che ci devono dare. Domani spero di farla sta cosa, in modo che così domani contatto a Franco Alfonso, contatto a Giovanni Condorelli, c'ho Michele Lapi, vediamo se entra Donato da produttore, vediamo un pochettino nel mondo del commercio come si sta muovendo, come stanno vivendo questa situazione. E per noi, diciamo, utenti, cerchiamo di capire un po', soprattutto con i barbieri, come comportarci in un salone, eccetera, eccetera. 17° stormo. Ragazzi, è tutto fuffante, te l'ho detto, è finocchio. E secondo me ce l'ha pure piccolo, ne sono convinto. Detto questo, ragazzi, io vi abbraccio, vi voglio bene, grazie sempre della compagnia, ci vediamo all'improvviso. In ogni caso, domani vi faccio sapere come funziona, se riusciamo a fare questa diretta, che trovo il barbiere libero, cioè perlomeno tutti i colleghi di questo mondo liberi. Domani ci facciamo una bella diretta, in modo che così a random faccio entrare tutti. E magari per ascoltare pareri, diciamo, diversi, quello che è in Puglia, quello che è a Milano, quello che è a Reggio Calabria, quello che è a Palermo. Vediamo un pochettino. Ragazzi, vi abbraccio, fate i bravi, mi raccomando. Gliel'ho detto vaffanculo Donato Ciniello. No, vabbè, glielo dico, fanculo, furfante.